La SACAL, dopo la bufera giudiziaria chiamata a disegnare il futuro, rinviata al 2 maggio, la nomina del consiglio d'amministrazione Oliverio, rottura con i vecchi metodi, i lavoratori chiedono certezze. Il presidente della regione Annicotera ha incontrato i sindaci della zona per affrontare la piaga dell'inquinamento, la protesta del movimento 14 luglio. Ha confessato di essere stato lui ad uccidere Antonella Lettieri perché ossessionato dalla donna per la continua richiesta di denaro, ma gli inquirenti non sono convinti della versione fornita dall'uomo. Damiano Oriolo non sarebbe stato da solo la sera della sua scomparsa e quanto emergerebbe da un filmato in possesso degli inquirenti. Dopo 3 anni il questore Luigi Liguori lascia Cosenza, il saluto alla città e ai funzionari, gli succederà Giancarlo Conticchio. A Vibo i vigili del fuoco impediscono il cineteatro moderno di poter ospitare rappresentazioni teatrali, la struttura può solo proiettare film. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, buon sabato. In apertura lo avete sentito, la SACAL che stenta a ripartire dopo la bufera giudiziaria. Oggi la prima riunione del Consiglio d'amministrazione alla presenza del governatore della Calabria Mario Oliverio. L'incontro si è chiuso con un rinvio al 2 maggio per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione. Intanto i lavoratori chiedono certezze per il futuro, il punto nel nostro servizio. Era cominciata così la giornata a Lamezia Terme, l'assedio dei cronisti per il primo consiglio d'amministrazione della SACAL dopo la bufera giudiziaria che ha coinvolto i vertici della società. All'incontro ha preso parte anche il governatore Oliverio, che ha ribadito la necessità della nomina di un amministratore unico. Credo che bisogna andare all'amministratore unico perché la situazione è straordinaria, la situazione che si è determinata, e anche perché ci sia una netta evidente cesura, rottura rispetto al passato. Noi abbiamo bisogno di rilanciare i nostri aeroporti, di cacciarli fuori da una logica appunto che li ha portati in alcuni casi al fallimento, come quello di Crotone e di Reggio Calabria, che sono sotto la cura della fallimentare, e in altri casi come questi, in una situazione appunto nella quale che è emersa dall'azione. No, questo è un aeroporto importante, non era, è e sarà ancora di più un aeroporto importante, così come dovranno essere rilanciati anche gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. Allora la SACAL, che ha aggiudicato le concessioni di Reggio Calabria e di Crotone, deve essere la società che costruisce la gestione unitaria degli aeroporti calabresi. L'incontro si è concluso con un rinvio al prossimo 2 maggio, quando l'Assemblea straordinaria dovrà approvare le modifiche allo statuto come previsto dalla legge Madia. Fuori dai cancelli il presidio dei lavoratori dell'aeroporto, il sit-in e gli striscioni, la richiesta di un futuro sereno. Non ci dimentichiamo che l'aeroporto cosiddetto di Lamezia Terme è l'aeroporto internazionale della Calabria. È l'unica infrastruttura che comunque in questo momento può portare veramente sviluppo in Calabria, e perché questo avvenga ci vuole una persona che sia competente, che sia libero dagli inciuci politici, svincolato dagli affari e che abbia a cuore solo le sorti dei calabresi e dei lavoratori dell'aeroporto. Soprattutto chiediamo che ci sia un piano di ripresa dal punto di vista delle assunzioni, perché non dimentichiamo che ci sono circa 70 stagionali, alcuni di questi lavorano da 11 anni con contratti a tempo determinato, e quindi credo che sia arrivato il momento di non pensare più ai tagli che ci aveva propinato la vecchia gestione, ma guardare avanti per una crescita fattiva dell'aeroporto. Ancora emergenze a Nicotera, dove da mesi i cittadini si battono contro l'inquinamento. A Nicotera è arrivato il presidente Oliverio ed è stata subito protesta. Vediamo. Ah,
L'arrivo di Oliverio a Nicotera non è stato dei più piacevoli. Il presidente ha trovato ad attendere la protesta del Movimento 14 luglio, Compagine Ecologista, che nel luglio scorso ha occupato la casa comunale per attirare l'attenzione sulla gravissima situazione che si vive a Nicotera. Qui la gente è stanca di assistere allo spettacolo indecoroso dell'inquinamento, la piaga di questo angolo di Calabria, dove in tanti hanno promesso e non mantenuto. Oliverio, dopo l'urlo della gente, ha ascoltato i sindaci dell'intera area e ai quali ha detto che presto risolverà il problema. Farà chiudere tutte le strutture che scaricano liquami a mare e metterà sul tavolo 400.000 euro per gestire l'emergenza. Noi siamo qui per affrontare il problema, problemi che sono stati accumulati nel corso di un lungo periodo. Siamo qui perché la prossima stagione estiva non si ripeta quello che si è verificato nelle precedenti stagioni estive. Il nostro mare è una grande risorsa. Noi abbiamo definito un programma di interventi che abbiamo affidato ai comuni perché i comuni hanno la responsabilità in materia di depurazione e sorveglieremo, monitoreremo, oltre ad aver messo le risorse a disposizione perché appunto si assumano subito, tempestivamente, i provvedimenti che richiede la situazione. Abbiamo affrontato il problema dell'acqua. Stasera dimostreremo che già su questo terreno ci sono risposte per evitare che si ripeta quello che è avvenuto lo scorso anno. Abbiamo messo a disposizione risorse, qui c'è una struttura tecnica, una task force che abbiamo anche definito non solo per questa realtà ma per tutta la Calabria, perché si affrontino con procedure d'urgenza i problemi della manutenzione degli impianti, i problemi in attesa delle definizioni, come dire, di investimenti ancora più strutturali, perché si possa fronteggiare la prossima stagione in un clima diverso da quello dell'anno scorso. E speriamo sia così. Andiamo avanti con la cronaca, l'omicidio di Ciro Marina, l'omicidio di Antonella Lettieri, uccisa barbaramente, lo ricorderete, nel giorno della festa della donna, l'8 marzo. C'è un colpo di scena nella vicenda perché Salvatore Fuscaldo, il vicino di casa, ha confessato il delitto. L'uomo era stato arrestato alcuni giorni dopo l'omicidio, ma ha sempre respinto le accuse. Adesso, nel corso dell'interrogatorio in carcere a Castrovillari, ha raccontato la sua verità, una ricostruzione però che non convince del tutto gli inquirenti. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Era l'unico indagato per l'omicidio di Antonella Lettieri, la 42enne di Ciro Marino uccisa nella sua abitazione l'8 marzo scorso. Salvatore Fuscaldo era stato arrestato alcuni giorni dopo il delitto, ma aveva sempre respinto le accuse. Adesso la svolta, ha confessato. Nel carcere di Castrovillari, dove si trova attualmente detenuto, ha raccontato la sua verità davanti al sostituto procuratore di Crotone Alfredo Manca, che l'ha interrogato insieme ad alcuni ufficiali dei carabinieri e alla presenza degli avvocati che fanno parte del collegio difensivo. Fuscaldo ha parlato per quasi due ore, ha detto di aver colpito Antonella con un tubo d'acciaio e un coltello a serramanico e di aver fatto tutto da solo. Ha raccontato agli inquirenti che con Antonella aveva una relazione sentimentale che andava avanti da anni e di averla uccisa perché si sentiva ricattato. Salvatore Fuscaldo è un uomo sposato. Temeva che lei raccontasse di quella relazione clandestina. Quella sera però avrebbe ucciso la donna dopo l'ennesima richiesta di denaro. Lui, che a stento sbarcava il lunario con la sua paga da bracciante, le pagava, questo è il suo racconto, bollette, bollo auto e altro ancora. Agli inquirenti ha descritto quanto accaduto quella sera. Aveva le chiavi di casa di Antonella Lettieri. Dopo averla uccisa, ha preso la sua auto, l'Alfa 156, dove sono state trovate le tracce di sangue della vittima che hanno portato al fermo. Prima di rincasare è passato dal vigneto in cui lavora, lanciando dal finestrino le armi utilizzate, gli scarponi e la tuta insanguinata. Rientrato a casa ha raccontato di essersi lavato in magazzino e poi sarebbe andato a dormire. La mattina dopo è andato a prelevare gli abiti sporchi di sangue e li ha bruciati, ha recuperato le armi e le ha sotterrate. Questo dunque il racconto fatto da Fuscaldo, che però non ha convinto del tutto gli investigatori. Le sue dichiarazioni, ha detto il comandante provinciale di Crotone dei Carabinieri, il colonnello Salvatore Gagliano, sono oggetto di attenta verifica perché il racconto presenta molte lacune, anche se non sta coprendo nessuno, ha sottolineato il colonnello, perché tutti gli elementi di prova raccolti sono a suo carico. Bisognerà adesso chiarire e verificare alcuni aspetti riguardanti la dinamica e il movente dell'omicidio.
E ci sarebbero degli elementi di novità nel mistero, nella scomparsa del pensionato di Lappano. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Il senatore Antonio Caridi resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, rigettando il ricorso per l'annullamento della custodia cautelare. Caridi, coinvolto nell'inchiesta Mamma Santissima relativa al sistema affaristico nella città della Piana, è accusato di associazione mafiosa, si è costituito nell'agosto scorso dopo che il Senato ha concesso l'autorizzazione all'arresto. E mistero fitto sulla scomparsa di Damiano Oriolo, il pensionato di Lappano, di cui si sono perse le tracce il 6 aprile scorso sui monti di San Fili. Oggi un particolare importante emergerebbe da una telecamera che avrebbe ripreso il passaggio dell'auto di Oriolo. Dai frame risulterebbe che il pensionato non sarebbe stato da solo in macchina. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire alla persona che accompagnava quella sera il 78enne. Cambio al vertice della questura di Cosenza, dopo 3 anni lascia il dottor Luigi Liguori, a succedergli sarà il dottor Giancarlo Conticchio. Spero, ha detto Liguori nel suo messaggio di saluto, di lasciare un buon ricordo e un patrimonio di prassi amministrativa che ha sempre anteposto gli interessi generali a quelli singoli. Ai funzionari e operatori l'abbraccio ideale e l'invito a continuare a migliorare l'efficienza dei servizi nell'esclusivo interesse dei cittadini. I carabinieri forestali li hanno sorpresi mentre asportavano sabbia e pietre dall'alveo del torrente Pazza nel comune di Platania, nel Catanzarese. I due sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il mezzo pesante utilizzato per il trasporto è stato sequestrato. A Catanzaro adesso per il congresso COISP, il sindacato di polizia ha rinnovato le cariche regionali e promosso un incontro dedicato ai temi della legalità. Vediamo. Una giornata dedicata alla legalità, quella promossa dal COISP a Catanzaro, una cultura che deve partire dalle scuole. Non a caso il sindacato di polizia ha rinnovato le cariche regionali, confermando l'uscente Giuseppe Bugnano, segretario del COISP Calabria, nel corso del congresso che si è aperto nel liceo psicopedagogico Fermi, proprio per sottolineare l'importanza della scuola come agenzia educativa e primo presidio di legalità. Il tema di oggi è quello di interfacciarci con le nuove generazioni per far capire loro che il poliziotto è una figura di cui fidarsi sin da piccoli, è un interlocutore prioritario soprattutto nelle loro difficoltà. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare oggi alle scolaresche della Calabria. Ci si augura ovviamente che siano messaggi, segnali e soprattutto iniziative che possano poi ripetersi o quantomeno seminare qualcosa di buono. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, sappiamo che ovviamente la criminalità non si sconfigge facendo i convegni, però sicuramente si può diffondere un sentimento diverso e sicuramente anche quella famosa parola ormai abusata ma che è sempre presente, che deve essere la cultura della legalità. Il questore Amalia Di Ruocco ha sottolineato il valore della collaborazione tra le istituzioni per contrastare la criminalità. La legalità, la sicurezza non sono solo cose che appartengono alle forze di polizia, ma è uno scenario complesso in cui tutte le parti, tutti gli attori devono recitare la loro parte. Se lo facciamo insieme riusciremo ad avere una società più equa, più giusta, più onesta, più legale. Coinvolgente l'intervento di Luca Bete, giornalista di Striscia la Notizia, il quale ha esortato gli studenti a giudicare sempre in base alla propria coscienza. Molto spesso ormai molti di noi sono diventati ciechi, non vedono più davvero quello che è legale e quello che è illegale. Allora io credo che parlare ai ragazzi sia importante, io lo faccio girando l'Italia dal 2014 col mio tour motivazionale Non ci ferma nessuno, lo faccio in incontri che parlano di legalità come quello di oggi, girando l'Italia, dedicandomi con tutto quello che posso proprio a far capire ai ragazzi quanto sia importante il potere dell'individualità. Ognuno nel suo piccolo può dare il contributo per cambiare le cose e sarebbe bello che magari proprio da qui, da Catanzaro, da oggi, qui nascano tanti piccoli paladini della legalità. Adesso ci spostiamo a Vibo, dove i vigili del fuoco hanno inibito l'uso del cineteatro moderno per le rappresentazioni teatrali, l'unica struttura utilizzata dalla città per gli spettacoli. Vediamo. C'è una volontà, sempre meno nascosta, che con le complicità delle istituzioni intende annientare la cultura Vibo Valencia? A porsi la domanda sono i vibonesi all'indomani dell'ennesimo scippo.
È accaduto infatti che dopo la conclusione trionfante della stagione teatrale che ha segnato una straordinaria partecipazione di pubblico e quando si è ormai a metà della rassegna regionale di teatro amatoriale, nel giorno in cui doveva andare in scena la compagnia vibonese La Ribalta, i vigili del fuoco, senza aver effettuato un ulteriore sopralluogo, abbiano recapitato una lettera al gestore del moderno cinema adattato a teatro in una città che da oltre 20 anni non ha più teatro, con la quale gli si impone di non ospitare più manifestazioni che non siano la semplice proiezione di film. Siccome stasera c'era uno spettacolo teatrale, hanno farli. Ci stiamo informando a vedere che cosa dobbiamo fare, che io non lo so ancora. Dovremmo vedere. Sorpresa, sconcerto e soprattutto sconforto in chi con coraggio prova a fare qualcosa per risollevare una città che occupa tutti gli ultimi posti nelle classifiche di vivibilità. Si reagisce con tanta rabbia, con tanta amarezza e soprattutto con un'unica consapevolezza, che chi fa teatro come noi amatorialmente nella città di Vibo Valentia da oggi in poi dovrebbe dare stop al teatro a Vibo Valentia, perché nella nostra città non esiste nessun luogo agibile a un pubblico spettacolo per rappresentazioni teatrali. Fino ad oggi questa consapevolezza forse non era pubblica e oggi l'abbiamo appresa. Stasera il teatro, il cinema moderno non vedrà l'ospitalità della Ribalta con Serata in Famiglia e nemmeno della Guilt Calabria, che ha organizzato insieme a noi e altre 3 compagnie vibonesi facente parte della Guilt la rassegna Tutti a Teatro. Evidentemente Tutti a Teatro, la cultura teatrale, la salvaguardia di un interesse pubblico a Vibo non esiste. È un interesse che non si può tutelare. Qualcuno dice che solo attraverso la cultura si può superare il degrado sociale. Se sono le istituzioni a mettersi contro, come si può fare? Evidentemente la cultura è un ulteriore obiettivo difficile da raggiungere a Vibo Valentia? Probabilmente sì. In una terra come la Calabria, esposta a rischi naturali, è necessaria la figura del geologo. Di questo si è parlato a Rende nel corso di un incontro promosso dall'Associazione Geologi Insieme. Le potenzialità professionali del geologo, è stato sottolineato, sono molteplici, tuttavia spesso vengono sottovalutate. Vediamo. Terremoti, frane, inondazioni. La Calabria, si sa, è tra le regioni italiane maggiormente esposte a rischi naturali. Per questo diventa fondamentale il ruolo del geologo nella gestione e nella mitigazione dei rischi naturali. Di questo si è discusso a Rende presso l'Hotel San Francesco nel corso del dibattito organizzato dall'Associazione Geologi Insieme, al tavolo dei relatori, esperti del settore che si sono soffermati sui rischi naturali che interessano proprio il territorio calabrese. Un dibattito per analizzare anche il ruolo che oggi assume la figura del geologo per la salvaguardia della pubblica incolumità, la tutela dell'ambiente dai rischi naturali e di natura antropica. Le potenzialità professionali del geologo, è stato sottolineato, sono molteplici, tuttavia spesso non vengono sfruttate appieno. È assurdo vedere che la figura del geologo sia così sottovalutata. Ci stanno molti giovani colleghi che, nonostante si laurino in l'Università della Calabria, Scienza della Terra, è una delle eccellenze a livello nazionale e internazionale, però purtroppo hanno dei problemi nel trovare lavoro. È un fatto culturale, si deve far capire alla gente che per non fare gli scongiuri, per evitare che la casa crolli in caso di terremoto, bisogna studiare i terreni che stanno sotto la casa, quello che c'è sotto. Lo diceva anche Gesù Cristo, chi fa la casa in argilla, nell'argilla deve aver paura, chi fa la casa sulla roccia può dormire tranquillo. E questo è il primo geologo, antesignano dei geologi, questo è il messaggio che deve passare. Nel costruire la casa bisogna pensare al terreno che sta sotto la casa e questo argomento è di esclusiva pertinenza del geologo. Io per esempio, da quando sono in protezione civile, su 9 tecnici laureati, 6 sono geologi, prima non c'era neanche un geologo perché è fondamentale questo ruolo. E come giustamente lei diceva prima, il geologo non più in emergenza quando ormai il dato è tratto, ma lavorare in prevenzione, perché l'emergenza fa comodo a chi vuole fare speculazione. Quando si interviene in emergenza non si fanno i bandi, si va tutti in emergenza e poi si fanno le peggiori cose.
Invece quando si lavora in prevenzione, la prevenzione costa molto meno, costa più sacrosanto spendere soldi in relazioni geologiche, comunque sono obbligatorie per legge, e magari si spende molto meno in prevenzione che non in emergenza. Allenatori ed educatori, il binomio è possibile, vediamo in questo servizio. Insegnare ad insegnare è l'ambizioso obiettivo dell'OXAIN, centri sportivi aziendali e industriali, che a Rende ha presentato il primo seminario di psicopedagogia dello sport. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'attività del comitato regionale presieduto da Amedeo Di Tillo. Nasce questo progetto, parte proprio qui dalla Calabria, in collaborazione con il dottor Amedeo Pingitore, psicologo psicoterapeuta, dove comunque in collaborazione, in sinergia, abbiamo voluto proporre praticamente al nostro nazionale, al nostro consiglio nazionale, questo progetto. Il presidente dottor Luigi Fortuna l'ha accolto con grande entusiasmo e proprio il 6 maggio qui al CONI di Cosenza partirà il primo seminario di psicopedagogia dello sport, che durerà tutta una giornata, dalla mattina una full immersion dalle 9.30 fino alle 18. Ideatore e responsabile del progetto a carattere nazionale di psicopedagogia dello sport è lo psicologo psicoterapeuta Amedeo Pingitore, che nel corso del suo intervento ha spiegato le finalità del progetto. Ho pensato invece alla formazione dei vari tecnici che la maggior parte delle volte sono degli ottimi tecnici, ma sono dei pessimi educatori. E allora la mia sensibilità appunto di psicologo mi ha portato a accogliere questi aspetti così deleteri, prima come allievo e quindi come atleta e poi adesso come clinico. Durante il corso io cercherò di spiegare per bene quelli che devono essere gli approcci idonei verso i ragazzi, soprattutto in età evolutiva. Perché? Perché l'istruttore, l'allenatore, il maestro rappresenta una figura importantissima, rappresenta un modello, quindi i ragazzini si identificano spesso con questi modelli. E adesso ci spostiamo a San Lucido perché domani ci sarà la fiera del turismo, 50 gli stand, sentiamo in questa intervista i particolari. Alessandro Paletta, domenica appuntamento con la seconda edizione della fiera del turismo a San Lucido, grande attesa. Sì, dopo il grandissimo successo dell'anno scorso della Fiera del Turismo, quest'anno si ripete con tanto entusiasmo. Ci saranno tanti stand dove si andranno a inserire tutte le commercianti, gli stabilimenti balneari, i B&B, gli hotel, dove andranno a offrire la propria offerta turistica e commerciale. Tante associazioni pure, dove proporranno le proprie manifestazioni che poi andranno messe nel programma estivo salucidano. Dove saranno gli stand? Sulla piazzetta panoramica, dove andremo a creare tutta una festa, diciamo. Alla fine l'obiettivo è creare tanto entusiasmo, una festa dove il turista si può concedere una giornata all'insegna dell'offerta turistica che San Lucido offre, così da poter rivenire nei mesi estivi. E chiudiamo come di consueto con il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La saccatura artica che ha apportato deboli nevicate sui monti ma anche sulle zone di alta collina e ha abbassato le temperature fino a far registrare 8 gradi sotto zero sulle vette, ormai ha abbandonato il nostro territorio, sul quale quindi il tempo è previsto bello, anche se farà ancora freddo, soprattutto nella giornata odierna, mentre per domenica è previsto un rialzo termico generale. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per questo weekend. Domenica, cieli poco nuvolosi sui versanti tirrenici, sereni altrove. Dal pomeriggio sera, arrivo di innocue velature a partire da sud-ovest. Venti forti da ovest su area urbana catanzarese e versanti ionici sempre della provincia di Catanzaro. Temperature in deciso rialzo, ma ancora leggermente sotto le medie del periodo. Analizziamo adesso, come di consueto, lo stato di mari e venti. Domenica, mari generalmente mossi, tranne i bacini dello Ionio Crotonese che saranno poco mossi. Venti da nord-ovest moderati, tranne sul Ionio Crotonese dove spireranno con direzione variabile.
Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche questa puntata termina qui. Io auguro a tutti voi un felice weekend. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un felice weekend.